RPZ Radio.0 Campania Radio Sport. Fuori gara! Eccoci pronti per il gran finale di puntata, ma anche di settimana, a Campania Radio Sport e a Fuori gara. E come ogni primo venerdì del mese, caro Roberto Conte, la nostra rubrica è Goborra Football Clan. Ma oggi avete quasi dimenticato la musichetta di sottofondo, poi ormai ti sei legato troppo a quest'idea del clan. A noi piace più l'idea del club. C'è San Marripigliano, tutto quello che conosci in questo ecco, anche perché devo dire la verità, il club degli attori di Gomorra diventa sempre più esclusivo, nel senso, come dicesti giustamente tu, parlando con Maria Pia Calzone, Gomorra è stata anche e soprattutto una vetrina per grandi attori napoletani in particolare, che oggi stanno poi diventando nel cinema, nel teatro, dei punti di riferimento molto importanti in un momento molto florido per il cinema campano, napoletano. Anche Davide Donatello, lo abbiamo raccontato, tantissime vittorie. Tu sai che abbiamo parlato con Arturo Muselli del suo Amleto a teatro. Oggi mi fa molto piacere ritrovare un ospite particolare, importante, che sarà tra gli assi portanti anche della quarta serie di Gomorra, che abbiamo appena iniziato a vedere qualcosina. C'è stato pure qualcuno che è risuscitato sotto ruoli diversi. Bentornata a Radio.0 a Cristiana Dell'Anna. Ciao Cristiana. Ciao a tutti. Io credo che Cristiana sarà, lo dico subito, me la gioco subito, Roberto, perché Ciro non c'è più, e non c'è più Don Pietro, e non c'è più Don Salvatore, e non c'è più Donna Imma. Sappiamo che nelle dinamiche dei clan la donna ha un ruolo importante, e quindi non c'è più ovviamente Chanel. È normale che ci aspettiamo grandi cose da te, cara Patrizia. Guarda, deve fare fuori soltanto Jenny e rimane solo lei. Regina incontrastata, no, però credo che giustamente avrà un ruolo veramente di grandissimo rilievo, come l'ha già stato nella serie numero 6. Ma adesso parliamo di Napoli, va, che è meglio. No, intanto, come dire, sappiamo che non si può spoilerare nulla. Assolutamente. Come dire, le emozioni di esserci in una squadra, lei seconda, terza, quarta serie, come dicevi tu, il ruolo che cresce la consapevolezza. Questo mi fa piacere che lei, insomma, ci racconti la vigilia di questa quarta serie. Allora, io non posso spoilerare niente, perché per quanto me la pongano sempre in maniera diversa, un po' come un'affermazione, un po' come una domanda, un po' così, vogliono sempre sapere qualcosa da me, ma io sono un po' come Patrizia, tengo tutto dentro, sono tutti i segreti che mi... quarta serie non esce, però ve ne aspettano delle belle, c'è veramente una grande evoluzione, ma io proprio oggi sono stata a fare una prova così molto interessante, sono appena tornata e cambia tante cose. Mi aspetta tanto di bello. Non è poco. Senti, no, per un'altra domanda, poi è chiaro, parliamo soprattutto del Napoli. Ma Marco Ciro alla regia, te l'aspettavi? Non mi sorprende, perché io Marco lo conosco e so che oltre è un bravissimo attore, è un bravissimo regista e anche ha delle idee strepitose, insomma, è anche uno scrittore, collabora con il suo amico e collega Francesco Ghiacci, uno scrittore, è un posto sicuro, che ha avuto un grande successo. Non è una cosa che mi sorprende. Quando ho saputo che era la regia di Gomorra, è chiaro, insomma, si salti di gioia, perché io lavoro molto molto bene. Insomma, sarà proprio facile, sarà facilissimo ritrovarselo dietro la telecamera, dato che sa come gli attori si portano, e quindi può gestirli bene nella veste di regista. Perfetto. Roberto, senti, lasciando da parte Gomorra, perché c'è tanto altro da dire con Cristiana e tante altre cose fatte nel post Gomorra, mi fa molto piacere fare questo parallelo, perché appunto ci eravamo lasciati dicendo che Gomorra è soltanto il male, che poi come mai non ci sono personaggi buoni. L'abbiamo ritrovata sul canale Ammiraglio della RAI a gennaio, a febbraio, con due fiction importantissime, una su Rocco Chinnici, magistrato storico nella lotta alle mafie, lei addirittura nei panni di Caterina Chinnici, e poi una bellissima esperienza con la regia dell'Alessandro Galatri, che per me è uno dei migliori registi del cinema italiano, In punta di piedi, una storia bellissima in cui la danza diventa l'occasione per riscattarsi dalla camorra. Lì il ruolo di madre hai fatto, credo, per la prima volta. Che esperienze sono stati questi personaggi così positivi, finalmente così da esempio, se vogliamo dire così?
Allora, io sono sempre la linea, per me è tutta la verità al di là. La verità è sempre positiva e dunque per me dare un esempio positivo o negativo non ha in realtà molta importanza, molta differenza, ecco, sempre se si apprende qualcosa. È chiaro che le esperienze sul set di Dalatri, per esempio in Punta di Piedi, per dirne una, è stata un'esperienza del tutto diversa, perché soltanto per dirne una, avere solo un regista che ti dirige piuttosto che quattro già cambia un po' le carte in tavola e costruisce il personaggio in maniera diversa. È chiaro che con In Punta di Piedi è stato tutto un uragano di emozioni, perché interpretare una mamma che lascia la propria figlia con Alessandro Dalatri, che è uno dei registi con più amore che io ho incontrato, in grado di regalare, di dare amore all'attore, raccontando la storia, facendo capire che cosa vuole trarre da ogni scena, da ogni momento, è stato tutto molto molto diverso, molto diverso, e quasi non si può paragonare, anche se poi il tema sembra essere simile. Per Chinnici, beh, è stata un'esperienza stupenda. Essere Caterina dà un po' di è una responsabilità, quindi un po' di adrenalina addosso, di timore di poter sbagliare c'è, perché non interpreti nemmeno una persona che non c'è più, ma una che vive e ti vede, sulla sua storia è stato basato il film, quindi in effetti aveva tutto da dire, e niente, insomma, è stato bellissimo. Mi sono venuti a dire che ricordavo molto lei da ragazzina, quindi insomma sono stata fiera di essere lei, è stato un onore. Questa sono due esperienze che ci tengo sempre a dirlo, rimangono nel cuore, al di là di tutto, quando l'esperienza sul set, la storia, il legame con gli attori si crea ed è forte, sono due perle che non verranno mai tolte dalla mia vita, sono due ricordi molto speciali. E questo penso che sia, come dire, un complimento interpretativo bellissimo e importantissimo. Chiudiamo parlando della tua passione calcistica per il Napoli, che abbiamo scoperto nella nostra prima chiacchierata Radio Punto Zero. Ti avevamo lasciato allo stadio proprio con Sangue Blu e con Fabio De Caro, e purtroppo in una sconfitta del Napoli in casa con la Juventus. Poi però il Napoli aveva infilato un filotto bellissimo, aveva guidato il campionato fino a poche giornate, ora è stato nuovamente scavalcato dalla Juve, c'è un po' di pessimismo in giro, eppure ancora tutto sembra possibile in vista dello scontro diretto di Torino. Tu che idea ti sei fatto di questo campionato, di questo saliscendi e di questa sfida su come può andare a finire? Che non esiste pessimismo e ottimismo, e noi ci freghiamo, soprattutto noi napoletani ci freghiamo con le nostre mani, perché vogliamo sempre, siamo un po' troppo legati alla scaramanzia. Se impiegassimo metà delle nostre energie nell'osservanza delle regole sportive, come dire, non so bene come esprimermi in questo senso, ma piuttosto intendo dire che nell'osservanza delle regole scaramantiche, questo è il parallelo che cerco di fare, probabilmente saremmo anche un po' più, vivremo questo campionato anche un po' più rilassato. Tutto può succedere, mancano ancora 8 partite se non sbaglio, inclusa quella con il Chievo Verona, che spero di andare a vedere allo stadio, perché allo stadio praticamente vado sempre. Dovevamo essere un pochino più forti mentalmente. Noi tecnicamente mi sembra di capire, pur non essendo un'esperta, che siamo proprio forti, voglio dire, ci ammirano tutti, facciamo un calcio strepitoso, quindi voglio dire, si vede che forse in campo manca carattere, sicuramente a quanto io capisco, se cerco di seguire, di capire un po', mi sembra di vedere che per esempio Insigne ha giocato tantissime partite, è arrivato stanco sul campo, quindi forse dovremmo riposare un pochino di più anche il corpo oltre che la mente. Forse anche questa precisazione che hai fatto tu sul carattere è assolutamente da competente. Sarri, che ci assomiglia pure, forse dovrebbe diventare un po' più Don Pietro Savastano. Speriamo che magari lo sia a Torino. Michele Sibilla dallo studio, domanda calcistica finale per Cristiano. Prima di tutto volevo chiedere se si è visto le partite degli italiani in Europa, no? In questa tornata, se ha visto per esempio la Juventus così maltrattata dal Real Madrid.
Sì, l'ho vista, maltrattatissima. Cristiano Ronaldo ha fatto un gol esagerato in rovesciata, che mi sembra si chiami in un altro modo, però. E loro com'è che la chiamano lì? Non la rovesciata, la chiamano in un modo particolare. Sì, no, in spagnolo tra l'altro hanno, sì, effettivamente è un nome molto, molto particolare. C'è chi poi la chiama bicicletta, insomma, vabbè, comunque ha fatto un golazzo praticamente di quelli straordinari, no? Agguerritissimo, come dovrebbe arrivare ogni giocatore in campo. Questo secondo me fa molta differenza, quel pizzico, diciamo, di arroganza, ecco, che forse a noi manca. Io proprio la domanda che volevo farti, due domande in realtà. Prima, le dichiarazioni di Sergio Ramos, che purtroppo è stato il giocatore che l'anno scorso proprio ha fatto la differenza nel doppio confronto, che ha detto: no, non parliamo della Juve, io parlo del Napoli, perché per superare il Napoli abbiamo avuto bisogno di fortuna e di molta classe, di molta esperienza. E poi su Cristiano Ronaldo, che tutti quanti ovviamente stiamo decantando, però è un giocatore probabilmente, rispetto a Messi e anche ad altri, insomma, non ha sicuramente la stessa tecnica, e proprio per questo forse piace di più, perché è tra virgolette un uomo normale che non ha avuto in dono la grande tecnica, che però riesce a fare quelle cose, riesce a vincere tanto, tantissimo. Perché ha carattere, questa è la differenza, è uno che si è messo in testa che doveva raggiungere certi livelli. Io insomma non conosco benissimo la storia, è chiaro che poi le mie competenze si fermano al confronto con chi ne capisce di più di me di calcio, però quello che capisco è proprio questo, cioè che è stata un atleta che ha fatto dello sforzo fisico e della tenacia la sua arma vincente, e d'altra parte è capace di fare cose in campo che gli altri non si sognano nemmeno di fare, pur avendo tecnica, essendo tecnicamente più forti. Poi non lo so, poi no, quindi è un messaggio molto bello, Cristiana, soprattutto per i giovani. Sì, tenacia e crederci, essere competitivi in modo anche sano con se stessi, perché è la prima arma, superare se stessi, non bloccarsi mai nelle proprie convinzioni, ma superarsi continuamente è l'unica cosa che ci rende vincenti. E poi saper perdere, ovviamente, perché certo. Chi non sa perdere, secondo me noi non per esempio noi napoletani non sappiamo perdere bene, ce la prendiamo, perciò poi siamo molto scaramantici, e invece dovremmo tirar fuori quella grinta in più, è l'unica cosa che ci manca sicuramente. Allora, mi sembra un messaggio bellissimo questo per chiudere la puntata di oggi. Intanto speriamo di ritrovare la grinta e la freddezza di Cristiana Dell'Anna, ma di Patrizia Santoro sugli spalti con il Chievo, visto che ti auguravi di esserci. Ricordiamo anche un appuntamento di oggi molto bello, anche questo molto interessante, impegnativo, se dovessimo definire in senso buono, alla Feltrinelli di Piazza di Marte, 17:30, si presenta il libro del direttore dell'Espresso Marco da Milano, che racconta 40 anni di politica italiana, dal caso Moro al caos, mi verrebbe da dire, attuale, con l'intervento del cronista del Mattino Gigi Di Fiore, le letture pregevoli affidate a Cristiana Dell'Anna, che speriamo poi di ritrovare magari all'inizio della prossima stagione per dire qualcosa di buono in più sul nostro Napoli, raccontando più vittorie che sconfitte, ma anche con questo messaggio di imparare a saper perdere, che mi sembra molto molto importante. Grazie di essere stata con noi a Radio Punto Zero. Ciao Cristiana. A voi, grazie, ciao. RPZ Radio Punto Zero, Campania Radio Sport. Fuori gara!